Sono arrivati nel porto di Catania cantando e battendo le mani a quello dei 421 migranti soccorsi nel Mar Mediterraneo dalla nave dell'ONG SOS Mediterraneo. Non è un canto di gioia, è il ringraziamento per essere scampati al mare ed essere scampati anche agli orrori dei lager libici, perché anche questa volta i racconti dei migranti sono racconti dell'orrore. Ci sono 7 ragazze, giovanissime, incinte e sono sole. Almeno una di loro ha detto di essere stata stuprata in Libia. Altri migranti hanno raccontato storie di bande che intercettano le colonne di migranti in arrivo dal sud della Libia, di donne separate dagli uomini, di ragazzi venduti come schiavi e poi richieste di denaro, tanto denaro per poter essere imbarcati su un gommone. Quello che sta succedendo tra la Libia e il Mediterraneo dovrebbe indignarci. Medici Senza Frontiere ha raccontato che venerdì la nave Aquarius ha avvistato 2 gommoni in difficoltà in acque internazionali, ma le autorità libiche gli hanno impedito di intervenire e prestare soccorso. La nave dell'ONG, nonostante il rischio che i gommoni affondassero, è stata tenuta in attesa per oltre 4 ore, il tempo impiegato dalle motovedette libiche per arrivare sul posto. Abbiamo dovuto assistere impotenti mentre i migranti disperati venivano riportati verso l'inferno dei lager libici, ha denunciato l'equipe di Medici Senza Frontiere. Sapevamo che in Libia c'è un problema di rispetto dei diritti umani, ha detto il ministro dell'interno Minniti, che con Tripoli ha siglato un patto sui migranti, ma stiamo lavorando e abbiamo fatto passi avanti. Secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, però, il problema non è solo in terra libica, il problema è anche il pericoloso vuoto che si è creato nel Mediterraneo. La minore presenza delle navi dell'ONG non è stata infatti compensata da un maggior impegno dei mezzi governativi italiani ed europei, ed è in questo vuoto che si stanno consumando le tragedie delle ultime settimane.